Questo programma è offerto da Neri Sottori dal 1947. Ciclistica Italiana ci presenta un nuovo diario di viaggio. Andiamo in Australia, a Melbourne per i mondiali e per questo nuovo progetto. Ed eccoci sul circuito che fra pochi giorni sarà protagonista con le sfide dal colore dell'iride, quindi con il mondiale targato 2010, ovviamente nella terra dei canguri in Australia. Cosa succederà? Avremo in tutti i casi, in tutte le categorie, sia quindi negli under 23 che nelle donne che nei professionisti, un circuito cittadino della lunghezza di 15,9 km. La differenza sarà nelle tornate che di volta in volta verranno effettuate, baciate dai corridori. Le donne dovranno percorrere questo circuito 8 volte, 10 volte invece nel caso degli under 23, 11 nel caso dei professionisti. Ma attenzione, perché questa è la differenza: per quanto riguarda i professionisti non si parte a Geelong come nelle altre categorie, rimane invariato il circuito, rimane invariata la conclusione, ma si parte da Melbourne, quindi 85 km prima, un percorso molto difficile, sicuramente non adatto a velocisti puri, ma per uomini decisamente veloci, ottimo ovviamente per gli scattisti. E poi che dire, noi incrociamo le dita per quanto riguarda questa tipologia di corsa. Per quanto riguarda la cronometro, o per meglio dire le cronometro, vi parleremo fra qualche giorno di quello che sarà in quel caso, in quel dettaglio. Una certezza c'è, ovvero il circuito è abbastanza simile, ma attenzione perché ci sarà una deviazione su una salita che lo renderà ancora più interessante. Questo è tutto, a voi.